Se bisognerà ancora attendere per tornare al cinema, la cui apertura è condizionata al coprifuoco delle 22, o a teatro, per gli spettacoli il via dovrebbe essere a metà maggio almeno per l'Associazione Teatrale Pistoiese, lunedì 26 aprile sul fronte della cultura ha visto la parziale riapertura dei musei. A Pistoia, le prime ad accogliere i visitatori, sono state le mostre Pistoia 900, a Palazzo Fabbroni, e quella dedicata al fotografo Aurelio Amendola, a Palazzo Buontalenti. Significa in qualche maniera tornare un po' alla vita normale, dare questo segnale a tutti, ai cittadini che vorranno venire a visitare questa meravigliosa mostra che raccoglie quasi 300 fotografie di un nostro concittadino che però ha portato Pistoia con la sua arte nel mondo. La mostra è stata inaugurata, è stata aperta 4 giorni, era partita molto bene con molti visitatori, poi abbiamo dovuto chiuderla, quindi abbiamo pensato di sicuramente prorogarla fino alla fine di luglio, e in particolare questo spazio, quello di Palazzo Buontalenti, dove c'è la gran parte delle fotografie esposte, poter prolungarla anche fino a novembre. Per la rete dei musei civici di Pistoia l'attesa è ancora di un solo giorno. La riapertura è prevista martedì 27. Dopo una chiusura che è intervenuta il 13 febbraio, per cui siamo soddisfatti e ci auguriamo che questo possa effettivamente significare una ripresa della normalità. I musei saranno aperti nei giorni feriali e su prenotazione anche nei giorni festivi. Inoltre sarà prorogata fino al 9 maggio la mostra di Andrea Mastrovito a Palazzo Fabbroni.